Bentornato Biagio Antonacci su Radio DJ. Vi chiederete come mai abbiamo messo il disco di Biagio poco prima della mezz'ora di Aldo Rock, perché la novità è questa: c'è un nuovo ciclista in città, sì, ed è Biagio Antonacci. È impazzito per la bici, cioè per l'altra cosa di quattro lettere, sì, già da prima. Tantissimo, tantissimo. Adesso da qualche citandolo, mese. Citandolo mi viene da dire, citandolo in questa canzone mi viene da dire: porco Giuda, sei impazzito. Perché sai che a un certo punto della canzone dice porco Giuda. E mi piace molto. È l'unica cosa che mi è rimasta impressa di questa canzone. Avrai modo per approfondire. Certo. In mezzo al mondo, Biagio Antonacci, Radio DJ, venerdì mattina alle 11.37, con mille libri, manco dovesse andare in crociera, è arrivato Aldo Rock. Di leggerli adesso con noi o ti darò soltanto un po' di fiducia? Ti fa sentire bene? Li guardo. E acquisisco quello che c'è dentro. Cioè, guardare quei libri compensa guardare me, Nicola. Sì. Guarda, vi ho visti nel filmato bello della nostra pedalata, molto di bella. Domenica scorsa. Non avete messo il mio scatto. Si vede che Matteo, non c'era. Non hai messo il mio scatto quando sono andato via con la bicicletta piegato sul manubrio. In discesa, come un pazzo. No, sai che ho capito? È per salvarti dalla polizia che vede quella cosa che stai a cercare. Esatto. Sai che ho capito una cosa? Quando ti vedo in bicicletta, peraltro sei... Sono felice, mi sei vedi? Bravo, sei felice, sei aggressivo, sembri la Befana sulla scopa. Perché sei tutto di nero vestito, un po' svolazzante, sì. E tutto sdraiato in avanti, sembri la Befana con la scopa. Pensa, nel mio stomaco avevo l'infinito, ma neanche una banana. Passavo a 35 all'ora e non riuscivo a prendere niente. No, non riusciva, non si fermava. Secondo lui, cioè, il ristoro è che devi prendere così. Sì, tipo ruba bandiera. In gara fanno così. Sì, ma fanno così con uno che si mette d'accordo con certo, te. Certo. Allora sai cosa ho fatto? E a volte neanche loro ci riescono. Posso ringraziare numero 865, se non sbaglio. Sì. Era davanti a me, sbucava dalla sua taschina una banana. E gliel'hai rubata. No, gli ho detto: senti, c'è lì una bellissima banana, facciamocela in due. Sai che poteva finire male per te. No, e lui sai cosa mi ha detto? Prendila pure, perché ci sono dei bellissimi posti di ristoro e ci sono tante banane. Eh certo, quindi, ne prendo un'altra quindi dopo. Questo è un complimento all'organizzazione. Tornando, ti è piaciuta? Ti sei divertito? Tantissimo. Molto, tantissimo. Molto. Tornando a Biagio Antonacci che va in bicicletta, qui scrivono: Biagio è un altro Mamil, middle aged man in Licra. Sì. Mamil. Ne abbiamo parlato, un termine che abbiamo usato. Beh, una volta le donne dicevano uomo supposta. quindi secondo me è più bello questo. Più bello Mamil, okay, sì. Okay. Allora, cosa dobbiamo fare nella vita? Intanto non pensare più che la vita è un problema, non avere più fiducia. Cioè, ho letto questo sondaggio Demos. Un sondaggio che mostra il paese nostro incerto. Ve lo ricordate Tonino Carotone? Cioè, è un mondo difficile, che vita incerta, il futuro incerto, no? È pieno di rischi. In pratica un italiano su due ritiene inutile fare progetti impegnativi per sé e la propria famiglia perché il futuro incerto è carico di rischi. Adesso voglio dire, mi sembra un'esagerazione. Cioè, dovete decidere di lasciare andare determinate cose. Sì, anche perché come si fa a pensare che il futuro possa essere certo? Sì, ma non si può. Sono talmente tante variabili. Allora, questa infelicità, secondo me, la puoi chiamare in tanti nomi. Insoddisfazione, ansia, noia, tensione, stress. Ma il significato è sempre lo stesso. Allora, qui sembra la legge di Murphy, no? Se qualcosa può andare male, lo farà. Se una cosa ha il 50% di probabilità di andare male, stai certo che tu sarai in quel 50%. No, no e poi no. Queste sono delle sfide nella vita. Bisogna raccoglierle, bisogna prenderle. E quindi ogni tanto bisogna lasciare andare. È un po' come fare un trasloco, un po' quando sai ci si sai che oggi separa. È San Michele protettore dei traslocatori. Guarda, incredibile. Oggi però è il 29 settembre. Soprattutto. Io ero seduto in quel caffè. E non pensavi a me. Non pensavo a te lì. Abbiamo già messo in atto. Sai cosa dicono i Comanci? Vai. Una pantera giovane, abbandonata nel buio della foresta, diventerà perfettamente normale. Ma un ragazzo
abbandonato nelle stesse condizioni, diventerà un selvaggio. Non siamo creature istintive come i lupi, ma uomini. E quando abbiamo un'intenzione dobbiamo essere consapevoli che il centro del nostro essere è invincibile. La vita è movimento, dinamismo, evoluzione. Bisogna viverla fino in fondo. Bisogna osare e lasciare andare. Non domani o tra un mese. Ora! Maybe I listen more than you think. La canzone si chiama The System Only Dreams Total Darkness, un titolo un po' complicato, il gruppo si chiama National, ma si fanno chiamare anche NTL, solo sì. Con la sigla. Sono di Cincinnati. Oh, caspita, Ohio. E il disco si intitola, aspetta, Sleep Well Beast, cioè dormi bene, bestia. Mi serve... Buonanotte, bestia, sì, è un po' così. Proprio, perché nella vita se uno non raccoglie le sfide, cioè cosa rimane? Rimane eternamente bambino, cioè noi iniziamo a muoverci a quattro zampe, poi iniziamo a camminare, ma poi dobbiamo correre. Senza questo noi rimarremo nella nostra infanzia, ok? E l'altra cosa importante è che chi si sbarazza della pena di essere uomo, questo lo diceva Hunter Thompson in un suo bellissimo libro che poi è diventato un film. Ah, Hunter Thompson. Beh, non conoscete Hunter Thompson? Beh, ma no. Ok. Scuola insieme. Diventa una bestia chi si sbarazza della pena di essere uomo. Quindi queste sono sfide, bisogna raccoglierle. Quando prima dicevo lasciare andare è proprio questo, è iniziare una trasformazione. Molto spesso quando uno inizia a agire pensa all'obiettivo, no, andare, il viaggio senza raggiungere la meta è già qualcosa di importante. Certo. Ok, quindi questo è importante per noi, iniziare a trasformarci. La bicicletta serve a questo. La bicicletta è una trasformazione. Correre serve a questo. Gran fondo di Varese, Linus, dopodomani. Domenica, no? Ma vieni, cazzo, non è il cazzo. C'è Marano che mi aspetta. Poi c'è Marano. Non ci sono domenica, l'anno prossimo allora, la faccio ancora. Lo okay. L'anno scorso. Ritorniamo al nostro. Nel frattempo, grazie per i The National. Da detrattrice di Aldo Rock, ora gli voglio un po' più bene. Grazie. È un lavoro di Cesello, se ne conquista una al giorno. Statene uno a uno. E quando mi dicono fai una foto, no, io ti abbraccio e ti trasmetto la mia anima, capito? E loro sono contente. Ok, allora oddio, cos'è il disco? Sei sudato un po' meno, esatto. Ok, dobbiamo non solo dal sudore, ma dobbiamo alleggerirci, ok? Quindi noi dobbiamo iniziare questo processo di alleggerimento. La domanda che sorge spontanea, sì, qual è? Sì. Cosa veramente importa nella nostra vita? Ok, questa è una domanda importante. Quindi noi dobbiamo perseguire per riuscire veramente a raggiungere quello che è veramente importante per noi. E questo è l'arte di lasciare andare, ok? Quindi cosa devi fare? Adattarti, acquisire conoscenza e cercare il centro del tuo essere. Questo è fondamentale. Devi, è come un percorso che fai dall'alba al tramonto, devi essere purificato e poi devi essere contento che il giorno dopo il sole sorge ancora. Come si fa a capire quello che è realmente importante per te, uomo? Questa è la domanda da $1,000,000. Le biciclette, i libri, i dischi e soprattutto la conoscenza che mi rende un uomo libero. Grande assente la figa. Scusate, ma dovevo dirlo. Sei peggio di Tonino Carotone. War on Drugs, Radio DJ. Perché uomo, tu la fai facile, la difficoltà per una persona, adesso sì, parte le battute, sì, è capire veramente che cosa è importante, perché ci sono le cose che sono importanti per noi perché ce le fanno diventare importanti, certo, no? Per noi diventa certo importante avere quella macchina, quella casa, certo, quella maglietta, perché se non ce l'hai... No? Creare nuovi bisogni. Sì, no? Esattamente, questo che fa la... Questo, sai, c'è una. Il capitalismo. C'è una. Sì, sai cosa dicono gli americani? Decapitalismo. Sono stato adesso in America e mi hanno detto sì, perché qui è decapitalismo. E poi voi avete un papa comunista. Ma come un papa comunista? Dal loro punto di ma vista. Sai come sono gli americani, no? È francescano, quindi. Gli americani. Sì, gli americani. Allora, aiuta i più deboli. Sta a sentire.
Gustav Jung, ok, andò in America. Jung, bravissimo. L'allievo di Freud. Dopo. E lui scrisse una cosa molto significativa a proposito degli americani e a proposito anche di quando noi ci sforziamo di ragionare, pensare con la testa, no? Noi pensiamo con la. Invece dobbiamo pensare anche col corpo. Noi siamo un'unità psicofisica, ok? Quando tu dicevi quella cosa lì, quella cosa lì è importante, perché comunque, cioè, devi anche. Perché ci fa stare bene. Sì, noi abbiamo un sistema nervoso, che si adatta. L'evoluzione ha creato questo sistema nervoso che appena noi sentiamo qualche variazione, noi magari con la mente non lo percepiamo, ma lui lo percepisce. Abbiamo questo tessuto connettivo dentro di noi. Ecco, Jung rimase sorpreso perché gli indiani Pueblo gli dissero: tutti gli americani sono pazzi. Naturalmente lui rimase stupito e gli disse: ma perché? Allora questo vecchio indiano Pueblo gli disse: beh, dicono che pensano con la testa. Nessun uomo sano di mente pensa con la testa. Capisci? Cioè, questo vuol dire che ogni tanto il discorso di lasciare andare è che tu devi capire cosa vuole il tuo corpo e quindi devi lasciare andare. Ok, lasciate andare Aldo Rock, se ne vuole andare. Guarda, nessuno ti trattiene. Senti, puoi mandare un abbraccio invece a Monica di Cislago, che a metà novembre alla maratona di Valencia dice: sono in formissima, però purtroppo ho un piccolo acciacco a un piede. Come può? Acciacco a piede. Intanto la maratona di Valencia lei lo fa perché è un po' in discesa. Ma è omologata? Sì, è omologata, è molto bella, molto veloce, ma tu non pensare al piede, no, veramente non pensare al piede. Ragiona col cuore. Non è un problema. Non è un problema tuo, è un problemino del piede. Volevo dirti, oggi mi sono concentrato moltissimo sui messaggi. C'è una serie di questuanti, cioè gente che chiedono la benedizione. Chiede una benedizione perché ha una gara, una cosa così. Ciclisti, gente che va a piedi, così. Cosa puoi dire a tutte queste persone che questo weekend affronteranno una gara e sono preoccupate? Hai frequentato le dure lezioni dell'esperienza, sui banchi della vita, nelle classi di Dio. Sei molto meglio di quello che vorresti essere. Non pensare con la testa, pensa col cuore. Non pensare a com'era o come sarà. Vivi la vita com'è. Grazie uomo! Buona domenica! Ciao! DJ, chiama Italia.